ormai da un po' che giochiamo insieme. Mi stavo chiedendo, per caso siamo amici? Ragazzi, bentornati, io sono Itami e Chloe ci ha messo davanti una bella domanda. Siamo amici? Ce lo sta chiedendo a noi videogiocatori se siamo amici, quindi è una risposta personale. Ho un concetto molto, molto strano io dell'amicizia. Però sono curioso, quindi ce l'ha chiesto a noi videogiocatori, quindi videogiochiamo, sì. Voglio solo curioso di sapere Concordo. Cosa dice. Niente vieta a umani e macchine di essere amici, giusto? Intendo, mi fa piacere il suo sì. Cosa ci stai dicendo, Chloe? Guardate quanto è espressiva. Quanto diavolo ti hanno fatto espressiva. Il tremolio delle labbra, lo sguardo che si muove, il LED che dà le emozioni. Lo sguardo, gli occhi sembrano veramente vivi. Porca di quella miseria, gli occhi sono veramente vivi. A rigordi... Oh, siamo con Connor. Ah, ma con Connor nella Cyberlife. Dovremmo dare delle motivazioni ad Amanda sul motivo per cui non abbiamo sparato alle due ragazze. Allora, Amanda sta lì, quindi il percorso è questo. Io ancora mi chiedo che cos'è questo posto e sono sempre più convinto che possa essere tipo Amanda, secondo me non è reale, non è una persona reale Amanda, Salve, Connor. secondo me Pensavo è gradissi venirti in tipo barca. come si chiama? Spingi, è tipo l'oracolo di Matrix, mi dà veramente questa impressione Amanda. E noi siamo un po' il nio della situazione che andiamo da lei per chiedergli aiuto, per chiedergli consigli. Però Amo questo posto. ma cos'è questo È così posto? calmo e E tranquillo. questo qui secondo me non è un Lontano da posto ogni reale, mondo. è un software, siamo dentro un software adesso. Dimmi, Secondo me. cosa hai scoperto? Hank, Eden Ho Club. trovato due devianti all'Eden Club. Speravo di scoprire qualcosa. Ma sono riusciti a scappare. È un peccato. Sembrava che stessi quasi per fermarli. Secondo me, allora, Sembri c'è Connor, assente, è palese come assente e che turbato. sia programma sincero. Pensavo di sapere che cosa fare. Ma ora so che non è così È semplice. palese che sia stato programmato per diventare un Potevi colpire deviante. tranquillamente Ogni qualche deviante volta, all'Eden vedete, ogni volta che parte Connor con il suo capitolo, con la sua storia, ci viene detto Perché che non l'hai intanto è un saputo? programma instabile, fuori portata, inutile, verità. I devianti ci servono intatti per le analisi. Sparare sarebbe stato inutile. E io non voglio farlo diventare un deviante a Connor. Se Voglio fare l'indagine di non procede tutto secondo il per non farlo piano, diventare un deviante. potrei rimpiazzarti, Connor. Sicuro. So che posso farcela. È solo questione di tempo. Rimpiazzarci con un nuovo Connor Sta accadendo o con un modello diverso? qualcosa di serio. Presto, Connor.
Il tempo corre. Ok, indaghiamo allora qui sulla torre. Comincia a innervosirmi con quella moneta. Mi scusi, tenente. Ciao, Hank. Che cazzo succede qui? C'era una festa e non mi hanno invitato? Sì, lo sanno anche i muri e ora vogliono ficcarci il naso. Perfino l'FBI vuole metterci il suo. Cazzo, abbiamo i federali attaccati al culo. È proprio una giornata di merda. Cosa sappiamo? Un gruppo di 4 androidi. Conoscevano il posto ed erano molto ben organizzati. Sto ancora cercando di capire come abbiano fatto a non farsi notare. Controllato il tetto? Non ancora. C'è troppo da fare. Vediamo di controllarlo. Hanno aggredito due guardie all'ingresso. Pensavano fossero androidi della manutenzione. Neutralizzate prima che reagissero. Ok, però noi possiamo indagare. Detti è riuscito a scappare. È sotto shock. Non so quando può. Perché lo hanno fatto che deve leccare le cose? Non poteva davvero avere dei sensori da qualche parte, delle dita. Perché lo deve leccare? Perché a Keiji gli è venuto in... ascolti il briefing. Gli è venuto in testa di fare un androide che lecca il sangue. Perché ci vuol dire qualche cosa, Keiji? Ma dobbiamo capire come si sono organizzati, più che altro. Abbiamo trovato il corpo di un androide. La dinamica è incerta. Forse è stato ferito. Tenente, questo è l'agente speciale Perkins dell'FBI. Il tenente Anderson è a capo delle indagini per la polizia di Detroit. E quello? Mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberline. Androidi che indagano su androidi. Sicuri di volere un androide tra i piedi? Dopo ciò che è successo... Ok. Non ha detto niente, Hank. È un piacere e buona giornata. Occhio a cosa fate. È la mia scena del crimine. Che testa di cazzo. Sarò nelle vicinanze. Se serve qualcosa, chiami. Diamo un'occhiata in giro. Dimmi se trovi qualcosa. Allora, ispeziona la sala di trasmissione e controlli il tetto. Segnalazione scomparsa. Ok. Possibile complice, sì. Meno male che ti fa qualche domanda, Connor. Ok. I devianti non hanno fatto irruzione. Non hanno fatto irruzione? No, nessun segno di effrazione. Ci sono delle telecamere. Lo staff avrebbe visto qualcosa. Perché li hanno fatti entrare? Non hanno controllato le riprese? Erano i due androidi i devianti? Beh, si comincerebbe a spiegare qualche cosa. Abbiamo messo gli androidi della stazione in cucina. Non ci sono prove del loro coinvolgimento, ma non sapevamo che altro farci. Ok. Interroga gli androidi in cucina. Oh, finalmente mi stai rispondendo alle mie domande. Detroit. Interroga. Valuta le reazioni per trovare il deviante.
dammi il tuo modello. Modello JB300. Numero di serie 336-445-581. Ok. Di cosa ti occupi? Sono un video operatore. Hai avuto contatti con altri androidi di recente? Solo con gli androidi con cui collaboro abitualmente. Qualcuno ha avuto accesso alla tua memoria? Non che io sappia. Aia. Aia. Eri presente all'arrivo dei devianti? Non ricordo. Esegui una diagnosi. Sistemi operativi al 100%. Uno di voi ha visto l'attacco sugli schermi e non ha detto niente. Quindi in questa stanza c'è un deviante. Eccolo. E io ho intenzione di scoprire di chi si tratta. È lui. Verrai sicuramente disattivato. Sonderemo la tua memoria e poi ti smantelleremo pezzo dopo pezzo per analizzarla. Grande Connor. Stai per essere distrutto. Mi hai capito? Distrutto! Grande. Tirato fuori le balls. Se decidi di confessare, forse posso convincere gli umani a non distruggerti. No, lui è completamente... No, è... Guarda, te non te lo chiedo neanche. Perché finire tutti distrutti se il deviante è uno solo? Confessa, o due androidi innocenti verranno disattivati a causa... Guarda com'è nervoso. Mi manca la gocciolina di sudore. Eccolo. Porca puttana. Ci ha levato il... Ci ha levato la pompa, ci ha levato. Io posso levarmi il coltello, sì. Ok. Dai Connor, 56 secondi, ci siamo. Di sopravvivenza proprio il 40%, l'avrebbe preso di sicuro. Dovevamo per forza. Opinione per pubblica indifferente. Connor. No. Connor.
No. Guardate quanto potevamo fare. Quanto è ampio questo Detroit. Quante scelte potevamo fare, quante cose potevamo fare e non le abbiamo fatte. Qui sopra c'era tutto quanto una parte, cioè potevamo seguire. Dov'è che abbiamo salvato Hank? Ah no, qui eravamo di già. Eravamo di già dall'altra parte, tutta questa parte. Questa era da sbloccare, ma come? Proteggi Hank, potevamo non proteggerlo? Credo di aver fatto un'altra cazzata delle mie a proteggere Hank, non dovevo proteggerlo. Ora siamo con Kara di sicuro. Sì, esatto. Alice famiglia, Luther neutrale. Cerca aiuto, ispezione in retro, perfetto. Ok, c'è qualcheduno. Salve. Sto cercando Rose. È qui? Cosa vuoi da lei? Ho bisogno di vederla. Non ha voglia di parlare. Andate via. Ti prego, ho bisogno di vederla. Sono io, Rose. Che posso fare per voi? So che puoi aiutarci. Aiutarvi? Venite. Perché lei aiuta gli androidi? Lui non mi sembrava molto, molto favorevole alla cosa, avendo negato la presenza di Rose e anche il modo come ci sta guardando. Dici che possiamo fidarci? Io ormai con lei... Cioè, qualsiasi cosa che ora faccio con Kara è... Stiamo attenti. E allora? Entrate. Come ti chiami? Alice. Ha una bella febbre. Le ultime notti siamo state all'aperto. È esausta. Di sopra c'è una stanza libera. Mettila pure a letto, le porterò da mangiare. Adam, le accompagni di sopra? Ha la febbre, però. Ok, volevo leggere la rivista, molto probabilmente non posso adesso, perché c'è Alice. Pum! La scala. Uno alla volta, entriamo. Dai, cara, dai, ci si fa. Allora... Guarda proprio come ci comportiamo. Togliamo le scarpe. Svesti Alice. Un po' biancuccia, eh?
rimbocca. Sto bene, cara. Non fermiamoci per me. Dobbiamo passare il confine. T'assicura? Spiega. Devi riposare. Una notte di sonno e domani potremo ripartire. Perché gli umani ci odiano? Non abbiamo fatto niente. Gli umani sono... Io ve l'ho detto. Perché gli umani ci odiano. Perché non possiamo... E non credo che sia un ci... Non siamo cattivi. Faccio parte... Guarda, sincera. Io non lo so. Non siamo cattivi. Non lo so. Non so cosa ti piace, ma ti ho preparato i famosissimi spaghetti alla rose. Non sono spaghetti al pomodoro. C'è anche qualcosa per la febbre. Grazie. Sarà meglio lavarli e asciugarli. Dai, mangia. Mangia, Alice. Suggerisci di mangiare. Devi mangiare qualcosa. Non mangi da quando siamo partite. Non ho fame. Prometti che lo farai? Se hai bisogno, sono di sotto. Dormi un pochino. E domani sarai anche più forte di me. Oh, come sei tenero. Sto un po' con lei. Io rimango qui finché te non mangi. C'è qualcosa che... Però si sta... A parte si era addormentata anche Cara, eh? Quindi si possono addormentare. No, comunque... Il ci odiano non credo, perché lei si senta della famiglia come Cara e Luther. E ci odiano perché anche lei è un androide. Credo di non avere più dubbi. Dove sei, Rose? Eccoti lì. Qual è il tuo nome? Sono Cara. Lui è mio figlio, Adam. Io sono Rose, ma lo sai già. Accomodati pure, Cara. Dimmi, cosa ci fa un deviante in mezzo alla neve con una bambina? Dobbiamo essere per forza sincere. Dopo aver visto certe scene, è scattato qualcosa dentro di me. Ho capito che la sua vita era più importante della mia. Dovevo proteggerla. Così siamo scappate. Certo, capisco. Perché aiutare molti devianti, Rose? Grazie. Non so come ringraziarti. Alice non avrebbe retto un'altra notte. Cerco solo di dare una mano quando posso. Lo faresti anche con gli esseri umani? Perché ci stai aiutando? Gli umani odiano gli androidi. La mia gente spesso si è sentita miserabile e inutile. La mia gente? Chi alcuni siete? Voi di colori? Solo perché altri li hanno aiutati. La mia gente? So che aiuti gli androidi a superare il confine. Ci puoi aiutare? L'unica via è passare il fiume, ma d'inverno è quasi tutto congelato. Molto rischioso. E dopo quel discorso dell'android in TV, sono tutti tesi. Forse è più sicuro per voi restare qui finché non si calmano le acque. Non possiamo più nasconderci. No. Alice ha il diritto di avere una vita normale. Dobbiamo attraversare il confine. A ogni costo. Ti prego. Devi aiutarci. Rose, vieni! Che diavolo sta succedendo? Questo proprio non possiamo leggerla.
No. Che succede? Scopri cosa succede. È Mary. Si appena spenta. Ah, c'è un altro androide. Che Rose sia un androide? Siamo fuggiti insieme. Parlavamo di cosa avremmo fatto oltre il confine. L'amavo. L'amavo più di ogni cosa. Questa cosa delle lacrime. Però, cioè, che farò senza di lei? Potrebbe essere che la Cyber Life li abbia messi. RA9 will save us, sarà? Sono curioso di che cosa sia l'RA9. Mi sembra... Show us the way, RA9. Cioè, potrebbe, la Cyber Life potrebbe aver messo i condotti lacrimali per simulare ancora di più la realtà e il fatto che siano umani. Però, perché? Per quale motivo dovrebbero piangere i... Ok. Per quale motivo gli androidi dovrebbero piangere secondo la Cyber Life? Non dovrebbero farlo, se non perché quando diventano degli... dei devianti. Però appunto, quindi la Cyber Life sa che possono diventare dei devianti? Non... cioè, questi qui sono questi piccoli particolari che... Sì. Che mi danno un po' fastidio. Cazzo, sei stanca te, cara. Perché nascondermi? Dopo tutto quello che hanno fatto quei devianti. Qui cosa c'è? Qui c'è del sangue blu, c'è. Quindi proprio è una... Sai cosa succede se la polizia vi trova? C'è la prigione, mamma. Non lo capisci? Prigione. Adam, ne abbiamo già parlato. No! Stavolta non ci sto. Vuoi rovinarci la vita e per cosa? Per un mucchio di macchine. Non sono macchine. Sono vivi. Io sono vivo. Tu sei viva. Loro non sono niente. E tutto questo non sarebbe successo se papà fosse qui. Non tollero più questi discorsi. Io non vado in prigione perché tu aiuti dei mostri. Basta, Adam! Smettila! Non facci caso. A volte bello questo dialogo. Peccato un po' per il doppiaggio. Da quando suo padre è morto. Ma è un bravo ragazzo. Il riflesso negli occhi. Cercherò un modo per farvi attraversare il confine stanotte, ok? State qui, torno presto. Oh, leggi, possiamo leggerla. Terza guerra mondiale. Cultura perché i banchieri vengono pagati così tanto. Il presidente Warren, troppo in sintonia con la Cyber Life. Potrebbe essere questa la motivazione, che la Cyber Life ormai ha veramente le mani in pasta su tutto. Cioè, è così dentro le meccaniche che ormai è diventata lei la governante, l'ente oscuro della cospirazione della storia. Fatti felici, il tuo AX400 a partire da $899. Così poco costi, cara? Non sei così cara. Luther, noi dobbiamo finire un po' la chiacchierata che abbiamo iniziato l'altra notte. Spero che Rose torni presto. Hai notato qualche cosa di strano? Fatti i cazzi tua e dimmela. Si tratta di Alice. E dimmela. Non ora, Luther. Che cazzo, cara. Occhiata data, parla con Adam. Non
non vogliamo creare problemi a te e a tua madre. Presto ce ne andremo. La polizia! È la polizia! Cazzo. Quindi? Apri la porta, trova tracce di devianti. 38 secondi! Allora, intanto, nascondi le prove. Sapevo che sarebbe successo. Perfetto. Poi. Lo sapevo. Vestiti. Alice. Presto, Luther, nascondi Alice. Sei qua, in cucina. In cucina. Sei qua, abbiamo 30 secondi. Vieni, Alice. Ok, 25 secondi. Tracce ancora 3. Cosa abbiamo? Forse questo. Eccolo. Poi. Tracce ancora 2. Cosa diavolo c'è? La porta. Ok. Tracce ancora 2, cosa ci abbiamo ancora? La porta di qua. Perfetto. Ancora una. Abbiamo 10 secondi. Queste cose? No. Calma, rassicura. Mantieni la calma, Adam, e tutto andrà bene. È tardi. Dobbiamo aprire. Stiamo entrando, sto arrivando. Salve signora, scusi il disturbo. Ci segnalano che ci sono androidi qui in zona. Con questi devianti in giro dobbiamo essere molto cauti. Abbiamo lasciato una traccia, abbiamo lasciato. Allora, lì è chiuso. Posso entrare? Certo. Non ho visto però nient'altro, Sera, giovanotto. Buonasera. Forse i vestiti sopra il camino. Ok, se vi guardate in maniera un po' meno sospetta sarebbe meglio per il poliziotto, no? Le va una tazza di caffè? Volentieri. Ha notato qualcosa di insolito di recente? Qualche visita? Allora, 35%. No, niente di particolare. Quei vestiti, di sicuro sono quelle cose. C'è qualcun altro in casa? Nessuno. No. Prepari il caffè. Sì. Avete qualche androide qui? No. No, qui non ci sono androidi. Sono questi vestiti, dovevamo... No. Cos'era che c'era il L1? Vediamo cosa sta facendo. Anche i dettagli della giacca. E dai, che? Grazie. Dove vedi sta tazza? Livello di sospetto 10%. Perfetto. Dai, levate un po' dalle balle. Livello di sospetto 25. Non posso avere una rivista, non posso avere? Mo' molto... un po' pressanti. Lui si sta facendo proprio il giro, ma ti vuole levare dalle palle? Come ti chiami? Adam. Mi chiamo Adam. Anche un po' meno sospettoso. Tutto bene, Adam.
Stanco, agitato, stanco. È molto stanco. È tutto il giorno che lavora in giardino. Sai qualcosa dei devianti? Ne hai visti? No. Ah, vedi, fatti un po' cazzi tu. No, io non ho visto niente. Sarà bene. Meglio che vada. Grazie per il caffè. Buona serata. C'è qualcun altro in casa? No, il cane, la lavatrice, il vento, non sentivo. Lavatrice. Non è niente, la lavatrice. Brava, così. Il modello fa un rumore terribile. Scusi il disturbo. Buonasera. Cazzo, tu sei idiota. Ciao, però guarda. Te poliziotto, Tu sei fesso. Sì, è andato. Ah, ok. Anche con meno fretta a uscire. Siamo al sicuro. Che cosa mi mancava? Mancava una... È Rosa. Una traccia. Preparate le vostre cose. Partiamo stasera. Te l'ho detto. Ok, treno della mezzanotte. Circolare, esplori la casa. Guarda quanta roba c'era da esplorare. Il poliziotto se ne va. Quindi c'eravamo ancora uno, due finali. Sì, due finali ci avevamo. E in più si poteva un po' esplorare la casa, ho letto la rivista, queste altre cose chissà che cos'erano. Poliziotto alla porta. Menti su Alice, fai il caffè, poi c'erano altre cose. Bene, quanto si è fatto? Il 67%, opinione pubblica indifferente, Alice famiglia, Luther diffidente? Perché diffidente Luther? Se te è quello diffidente? Perfetto, ragazzi, grazie mille di essere stati in mia compagnia, io sono Itami, questo è Detroit Become Human, alla prossima!